Buonasera e benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Io sono Mattia Santini, sono dell'ufficio università, appunto della società editrice Mulino, e oggi vi presentiamo la nuova edizione di un manuale che è giunto ormai alla terza edizione, il manuale di Pietro Sirena, Introduction to Private Law, e con cui oggi dialogheremo appunto con l'autore, il professor Pietro Sirena, che vado subito a salutare. Buongiorno professore. Buongiorno Mattia, grazie. Buongiorno. Con l'autore dialogheranno altri due professori, il professor Francesco Paolo Patti. Buongiorno. Vediamo, accende il microfono spento. E intanto vado a salutare l'altro professore che dialogherà appunto con il nostro autore, il professor Luigi Bonanno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo di nuovo l'audio del professor Patti. Buongiorno Io la nuovamente. saluto questa volta con l'audio attivo. Buongiorno a tutti. Perfetto, allora, io non, allora, in due regole e un piccolo programma di questo webinar. Allora, abbiamo adesso, se potremo seguire, la presentazione sui contenuti e un dialogo appunto del nostro autore con i nostri ospiti. A seguire ci saranno uno spazio per le domande. Le domande potranno, tutte le persone che ci stanno ascoltando le potranno scrivere nella finestra della chat che vedete della piattaforma GoToWebinar, e le leggeremo direttamente noi ai nostri ospiti. A seguire una piccola finestra sull'espansione digitale che accompagna questo testo, quindi sull'espansione presente sulla piattaforma Pandora. Molto bene, io non rubo altro tempo e buon ascolto. Bene, grazie Mattia, grazie a lei e naturalmente al Mulino per l'invito a questo seminario nel quale vorrei allora provare a spiegare brevemente perché ho scritto questo libro e come ho cercato di scriverlo anche in rapporto ai suoi destinatari, che sono poi ovviamente gli studenti. E a questo proposito sono particolarmente lieto che Francesco Paolo Patti e Luigi Buonanno abbiano accettato di partecipare con me a questo seminario perché non solo mi hanno affiancato fin dall'inizio in questa avventura editoriale, aiutandomi a scrivere parti del libro o rileggendole, ma soprattutto perché lo hanno usato anche più di quanto non abbia fatto io, devo dire, nelle lezioni e nelle esercitazioni con gli studenti, in particolare nell'Università Bocconi alla quale apparteniamo. Comincerei allora dicendo, e potrà sembrare banale, che questo libro è una introduzione al diritto privato, come appunto recita il suo titolo, che è scritta in inglese. E questa banale, in effetti, definizione già di per sé pone il nocciolo fondamentale dei problemi da cui sono partito quando ho cominciato a scrivere il testo. Infatti il diritto è generalmente considerato e ci appare come il prodotto della sovranità di ciascuno Stato nei vari poteri in cui esso si articola. Il diritto si identifica nelle leggi approvate dai parlamenti nazionali, nelle sentenze emesse dai giudici, delle diverse giurisdizioni. Il diritto si identifica negli atti amministrativi emanati dagli enti pubblici dei diversi stati. E questo significa anche che il diritto, essendo nazionale, è generalmente veicolato da una lingua nazionale. E così esiste un diritto italiano, un diritto francese, un diritto tedesco, che sono, diciamo così, rispettivamente scritti
in lingua italiana, in lingua francese e in quella tedesca. Certo, possiamo aggiungere che particolarmente nel settore del diritto privato sono state realizzate alcune grandi opere di uniformazione giuridica su scala mondiale, soprattutto grazie ad alcune grandi organizzazioni internazionali come l'UNCITRAL e l'UNIDROIT. Nel libro di questo naturalmente si parla. Possiamo anche aggiungere che l'Unione Europea ha realizzato, perlomeno a partire dalla metà degli anni Ottanta, una grandiosa opera di europeizzazione, quantomeno di una parte del diritto privato. E tuttavia dobbiamo pur sempre tenere presente che il diritto uniforme è pur sempre veicolato da leggi interne di ciascuno Stato e tali leggi dunque entrano a far parte delle fonti del diritto nazionale di ciascuno Stato e sono interpretate e applicate dai giudici di ciascuno Stato, spesso secondo gli stessi criteri ermeneutici che valgono per il diritto interno. E d'altro canto il diritto privato europeo è stato costruito come un sistema multilivello nel quale l'Unione Europea non si propone di creare un unico ordinamento giuridico europeo che si sostituisca a quelli, diciamo, degli Stati membri, ma si propone di armonizzare appunto gli ordinamenti giuridici nazionali e di realizzare il loro avvicinamento. Quindi, e torno appunto al nucleo di partenza e di motivazione per scrivere questo libro, noi non abbiamo un diritto privato europeo in quanto tale e tantomeno abbiamo un diritto privato globale. E tuttavia, e questo è in un certo senso un paradosso, se non abbiamo un diritto europeo, abbiamo giuristi europei. Se non abbiamo un diritto globale, abbiamo però giuristi globali e ancor prima abbiamo studenti europei di diritto e studenti, se vogliamo, globali o internazionali di diritto, perché nel frattempo l'università è stata assoggettata a un grande processo di internazionalizzazione, il quale si è attuato sia sul piano della didattica, che adesso più specificamente ci interessa, sia sul piano della ricerca. Il fenomeno dell'internazionalizzazione dell'università, degli studi universitari, potrà anche essere stato messo almeno in parte in crisi dalla pandemia che stiamo vivendo, ma sappiamo che nel lungo periodo questo processo di internazionalizzazione dell'università e degli studi universitari è inarrestabile. Per la semplice ragione che la cultura e la scienza non sopportano le restrizioni nazionali, si ribellano ai confini, tra Stato e Stato. A questo si contrappone, come dicevo prima, e torno quindi al paradosso che mi ha originariamente spinto e motivato a scrivere questo libro, la dimensione nazionale degli ordinamenti giuridici. Tuttavia, tendiamo qualche volta a sottovalutare che il nazionalismo giuridico di cui parlavo poco fa è relativamente recente dal punto di vista storico perché nasce insieme, o quantomeno si afferma insieme al positivismo giuridico e allo statalismo agli inizi dell'Ottocento. Ma per 2 millenni circa la storia del diritto, in particolar modo del diritto privato, si era sviluppata al di fuori del controllo del potere politico e indipendentemente dai confini tra i diversi domini territoriali. Nella tradizione giuridica occidentale si tratta in particolare degli jus commune che appunto si è sviluppato in Europa sulla base del retaggio storico del diritto romano. Per quasi 2 millenni, dunque, il diritto ha costituito il frutto dell'attività intellettuale dei giuristi, non il frutto, il risultato della decisione politica di un sovrano. Lo studio e l'insegnamento del diritto non conoscevano confini nazionali, tant'è che gli stessi testi o manuali utilizzati per l'insegnamento del diritto circolavano tra le varie università europee. E naturalmente il latino era la lingua elettiva di questa circolazione culturale del diritto e del suo insegnamento.
È ovvio che sarebbe ridicolo pensare di tornare oggi a ius commune del Medioevo e nessuno può seriamente proporsi un programma del genere, anche soltanto dal punto di vista culturale. Si tratta però, e qui vengo appunto al tentativo che questo libro vorrebbe rappresentare, si tratta di prendere atto che gli ordinamenti giuridici nazionali costituiscono variazioni di un unico grande tema, offrono risposte diverse naturalmente e variamente articolate a problemi che però tendono a essere gli stessi, le stesse norme giuridiche nazionali, le stesse disposizioni delle leggi di ciascuno Stato possono essere studiate come topoi, ossia come formule riassuntive di schemi e di tecniche di ragionamento giuridico. Nessuno potrà mai dirci, per riprendere una boutade di Rodolfo Sacco, se sia meglio tenere la destra quando si guida un autoveicolo oppure se sia meglio tenere la sinistra. Ma questo non ci impedisce di studiare le logiche e le forme della circolazione dei veicoli in quanto tale. Naturalmente, quando saremo nel Regno Unito daremo la precedenza a sinistra e quando saremo nell'Europa continentale daremo la precedenza a destra. Ma il punto è proprio questo, che non vogliamo più guidare soltanto l'automobile nel Regno Unito, dando sempre la precedenza a sinistra, oppure guidarla soltanto nell'Europa continentale. Vogliamo, come giuristi, metaforicamente, viaggiare in mondi diversi e sapere quindi guidare l'automobile in paesi diversi, secondo diversi codici della strada, a seconda del luogo nel quale, ci troviamo. Fuori di metafora, ecco quindi il tema del diritto globale, dal diritto nazionale dei singoli stati al diritto globale. E come il latino, era la lingua del ius commune, era la lingua della tradizione romanistica, così evidentemente l'inglese non può non essere, la lingua franca del diritto globale. Ed ecco quindi, diciamo, una di quelle che a me sembrano le caratteristiche, di questo libro, nel bene e nel male, naturalmente, e con tutti i limiti che come ovvio sono anzitutto imputabili, a me stesso. Non è un manuale di diritto privato italiano scritto in inglese. L'utilizzo dell'inglese non è quindi, diciamo, un vezzo, ma è uno strumento necessario per tentare di preparare giuristi che si debbano potenzialmente muovere da un continente all'altro. È il tentativo di insegnare diritto a studenti di varie provenienze geografiche che magari studiano in due o tre università di paesi diversi prima di conseguire la loro laurea in giurisprudenza e la cui preparazione giuridica quindi non è incentrata e basata su una lingua nazionale o su un diritto nazionale. E allora, qual è la risposta di metodo che questo libro cerca di dare al problema dello studio di un diritto globalizzato? Ecco, il primo punto mi pare questo. Il diritto globalizzato sposta la fonte di produzione giuridica dai poteri degli stati nazionali, se vogliamo, dalla volontà della politica, al sapere dei giuristi, alla appartenenza dei giuristi a una co comunità globale fondata su pratiche interpretative, condivise e su una comune mentalità. E quindi, mentre l'insegnamento del diritto nazionale consiste anzitutto nel veicolare, nel trasmettere, nell'imparare i contenuti normativi di specifiche disposizioni di legge, ad esempio si studiano più o meno uno dopo l'altro gli articoli del codice civile, l'insegnamento del diritto globale, secondo me, deve puntare anzitutto alla formazione di una cultura giuridica condivisa che si
diciamo, presti a creare una mentalità comune ai giuristi di domani, quei giuristi che appunto da un giorno all'altro si troveranno a guidare la metaforica automobile di prima in contesti nazionali diversi, in paesi diversi e secondo codici della strada diversi. Ecco allora che il primo capitolo del libro, e comincio qui un po' a scorrere idealmente appunto le pagine, quantomeno l'indice del volume, il primo capitolo del libro, dicevo, si sforza di presentare il sapere giuridico come una componente delle scienze sociali, più in generale il sapere giuridico e il diritto come una manifestazione della cultura umana nella sua integralità, riprendendo in particolare l'insegnamento di un grande maestro italiano come Angelo Fanzeri. E la autoconsapevolezza dei giuristi come detentori del sapere giuridico, come artefici e depositari di una tradizione bimillenaria che si è estesa a tutti i componenti che si riconoscono nella tradizione giuridica occidentale. Ecco, questo è il filo conduttore dei capitoli 2, 3 e 4 del libro ed è un filo conduttore che culmina poi nel capitolo 8 con l'esposizione del diritto europeo, che qui è colto soprattutto nella sua manifestazione di un diritto comune europeo che, come dicevo prima, si estende al di là dello Stato e delle sue frontiere nazionali. Ma la formazione di una cultura giuridica condivisa, così almeno come ho cercato di intenderla e di diciamo, esporla in questo libro, non può prescindere dalla storia delle grandi idee del diritto, la storia delle grandi scoperte giuridiche e delle, diciamo, grandi discussioni tra i giuristi che hanno accompagnato lo sviluppo storico, del diritto europeo e poi le sue proiezioni ulteriori. Ecco, questa storia di idee, di scoperte giuridiche è anche la storia dei grandi giuristi, dei grandi pensatori del diritto, dei grandi inventori del diritto ed è una storia che abbiamo cercato insieme a Luigi Buonanno di raccontare nell'appendice biografica, in parte anche bibliografica, biografia non solo personale ma anche culturale e accademica dei giuristi che vi compaiono. Che correda ciascun capitolo e su questo vorrei appunto lasciare la parola a Luigi. Grazie mille per la parola. A me sembra che il volume di Pietro Sirena, giunto ormai alla sua terza edizione, confermi anzitutto il suo impianto di fondo rispetto alle precedenti edizioni, in particolare lo spirito, l'idea che ha appunto animato la genesi sin dal principio dell'opera, idea che giustifica anche la scelta di assicurare agli studenti poi degli strumenti in qualche modo di approfondimento come glossari, biografie sui quali mi soffermerò a breve. Ora, il riferimento all'idea, allo spirito dell'opera riguarda appunto la necessità avvertita dal professor Sirena di riflettere, in qualche modo sfidare un po' la tradizionale impostazione metodologica di insegnamento del diritto che suole muovere dal jus positum, il quale identificandosi con il jus decisum e il jus loquens, se non risulta posposto, è nell'opera quantomeno integrato da un dato che a me pare invece come presupposto. Dato che si identifica, e l'autore lo ha chiarito anche in altre occasioni, in una sorta di
diade concettuale che vede da un lato stagliarsi l'elemento della cultura e della cultura giuridica e dall'altro quello dell'argomentazione giuridica. Ma che cosa significa cultura o cultura giuridica e cultura giuridica europea in quest'opera? E poi vedremo come questo influenza la struttura del volume. A me pare che sia necessario provare a individuarne il concetto per comprendere appunto l'essenza del volume e il metodo di insegnamento che esso promuove. Non è un concetto di cultura giuridica come sinonimo generico di un'area dell'apprendimento secondo nozioni di antropologia culturale. Ecco, richiamando le parole di un maestro invocato nella relazione del professor Sirena, appunto professor Angelo Valsea, si tratta, almeno per come io ho inteso quest'opera, di cultura e cultura giuridica come prodotto dello spirito creativo di una società nello sforzo per risolvere nel modo migliore possibile i problemi della propria esistenza. Ecco, credo che in questo senso che cultura e argomentazione giuridica giungano ad una sintesi che si riflette, come dirò a breve, sulla struttura proprio del volume. Proprio l'architettura sistematica dell'opera è il segno quasi di una tensione dialogica tra cultura giuridica, teoria generale e argomentazione, la cui combinazione traccia una precisa impostazione metodologica di insegnamento. Due riflessi chiari del binomio del trittico concettuale evocato, a mio avviso, si rintracciano proprio nella scelta di dotare il volume da un lato di glossari, i quali prescindendo nella loro elaborazione da un'impostazione nomologico-deduttiva o dal contenuto recettivo di una disposizione, in qualche modo richiamano già un certo tipo di argomentazione giuridica promossa dall'autore. I lemmi, le singole voci, consentono agli studenti di acquisire quell'indispensabile strumentario di termini, concetti e dunque un vocabolario che sorregge il ragionamento giuridico. Dopo la sezione dedicata ai glossari è quella delle biografie, che anch'esse mi pare esprimano una idea chiara dell'autore. Esse si inquadrano all'interno di un più generale intendimento di formazione giuridica che fornisca allo studente e al giurista del futuro un determinato bagaglio culturale, secondo il concetto che ho provato ancorché brevemente a descrivere. Una formazione dunque non più accentrata sul modello positivistico nazionale, ma che al contrario valica lo schema sillogistico che ha a lungo costituito il sottofondo alla ipostasi della certezza del diritto e che sia l'esito di un dialogo tra esperienze giuridiche diverse, valorizzando così quell'elemento culturale che trascende l'applicazione poi di una singola regola sino a divenire programma di trasmissione del sapere che associa diritto filtrato dalla storia, dalla comparazione giuridica ad altre discipline. Glossari e biografie costituiscono in parte anche la memoria storica di un lavoro condotto con il professor Sirena, il professore Patti, e poi dall'altro lato un elemento distintivo delle tre edizioni. Sono il segno, forse anche simbolico, di una continuità nel metodo di insegnamento a cui ho fatto cenno. Ogni capitolo dunque conserva il proprio glossario, il quale reca appunto una serie di lemmi, quindi concetti individuati, definiti dall'autore per agevolare lo studente nell'apprendimento e più generalmente il lettore, il quale trae o può trarre giovamento da un più analitico riferimento che spesso facilita anche con l'ausilio dei rinvii ai paragrafi di riferimento la lettura degli stessi capitoli. Infatti, accanto ad ogni voce, ad ogni lemma, è il rinvio al paragrafo in cui l'argomento è poi più ampiamente trattato. La stessa scelta di approntare alle volte traduzioni in altre lingue, cioè diverse dall'inglese, di singoli lemmi, si ricollega forse alla volontà di porre in luce anche solo indirettamente le radici comuni
di istituti, funzioni che pur variando a seconda degli ordinamenti giuridici contribuiscono alla formazione poi di quel giurista globale o del global jurist tratteggiato dall'autore. Dopo la parte dedicata ai glossari, come dicevo, compaiono le biografie dei singoli autori trattati in ciascun capitolo, il cui pensiero trova compiuta esposizione nel testo e una sintesi nelle biografie, le quali appunto recano riferimenti propriamente biografici, talvolta aneddotici e ovviamente bibliografici, con l'elenco delle principali opere dell'autore studiato. Le biografie costituiscono dunque un supporto per gli studenti volto a integrare quanto già appreso nel testo del capitolo, inquadrando nel dettaglio il pensiero degli autori trattati, la relativa collocazione temporale, unitamente a una breve trattazione che illustra la rilevanza del pensiero dell'autore nella storia della letteratura giuridica. Il volume, per queste ragioni, credo si differenzi grandemente da opere anche in lingua inglese che a tutta prima potrebbero, apparire affini, ad esempio, nel titolo, però i contenuti e il modo in cui, essi risultano esposti, trattati, schiudono a mio avviso la via ad un nuovo modello che si confronta invece con i consueti canoni del genere introduzione al diritto privato. Cultura giuridica, teoria generale del diritto favoriscono lo sviluppo di diverse tecniche argomentative a disposizione degli studenti, le quali a mio avviso, grazie alla metodologia di insegnamento veicolata dal volume, agli altri supporti didattici a disposizione, alle lezioni in aula, e qui forse il professore Patti ci può dire qualcosa, in cui gli studenti divengono in qualche modo coprotagonisti, sperimentando attivamente le tecniche acquisite. Quindi queste tecniche argomentative che evocano tutte una concezione dell'argomentazione giuridica che diviene una sorta di teoria della premessa al contrario, cioè non più riducibile a quello schema noto, nomologico, deduttivo, ma che consente allo studente di addivenire di sviluppare un proprio ragionamento giuridico, un proprio che in quanto suscettibile di variare giacché facente capo al singolo, trae vigore non solo dalla legge data, dall'analogia o dall'applicazione di una disposizione, ma anche da articolati elementi di natura storica, economica e sociale. È un'impostazione quella dell'opera che la rende assimilabile, sia pure con diverse finalità, ad una sorta di antitribonianus moderno per il programma culturale che esso rivendica e per la distanza rispetto al modello imperniato sul positivismo nazionale, oggi reputato tradizionale, ma che in fondo, come il professor Sirena ha ricordato poco fa, è storicamente recente. In questo senso credo proprio che il fascino dell'opera risieda proprio nel tentativo di rovesciare la concezione che in qualche modo, la concezione ricordata all'inizio del mio intervento, che in qualche modo accomuna, identifica ius positum, ius decisum e ius loquens, cioè un diritto che non solo prescrive ma descrive, un diritto che non solo ordina o dispone ma suggerisce e regola, un diritto che non più impone ma propone. Grazie mille e poi cedo di nuovo la parola al professor Sirena. Grazie Luigi per questo bell'intervento che mi pare abbia, diciamo, contribuito a mettere maggiormente in luce tre parole chiave, tre concetti o tre aspetti della metodologia che si cerca di sviluppare nel libro rispetto a un diritto globalizzato. La prima parola chiave dal punto metodologico è quella già richiamata della creazione di una cultura giuridica condivisa. La seconda parola chiave è teoria generale del diritto, su cui Luigi Buonanno si è soffermato. La terza parola chiave è argomentazione giuridica, sulla quale vorrei che Francesco Paolo Patti
prendesse adesso la parola, mettendo in luce l'importanza che anche dal punto di vista della didattica e del metodo della didattica questo volume sottintende appunto rispetto allo sviluppo dell'argomentazione giuridica basato sulla discussione dei casi e dei precedenti. Ci sarà tempo dopo l'intervento di Francesco, vorrei poi dire conclusivamente qualche parola io su una quarta parola chiave che mi pare importante dal punto di vista metodologico, che è fenomenologia giuridica. Ma intanto do la parola a Francesco Paolo Patti. Sì, grazie Pietro. Quello che dirò si basa sulla mia esperienza ormai pluriennale di docente del corso Introduction to the Legal System, dal quale è nato questo manuale, che poi nel corso del tempo si è evoluto, come hanno ricordato i due relatori che hanno parlato prima di me. E io mi soffermerò, come detto da Pietro, sulla casistica, sull'importanza dei riferimenti ai casi e sull'argomentazione giuridica relativa a questa casistica. Effettivamente, in un corso di diritto privato classico, il riferimento ai casi serve principalmente a comprendere il funzionamento degli istituti. Quindi la casistica e i casebooks possono accompagnare la spiegazione degli istituti e cercare di mettere in luce le utilità degli istituti e far sì che gli studenti comprendano meglio anche l'utilità pratica degli istituti e che ricordino anche attraverso gli esempi i tratti salienti degli istituti spiegati sotto il profilo teorico. In un volume come quello del professor Sirena, che adotta un approccio metodologico originale, si è già illustrato molto questo approccio ampio, attento alla dimensione storica, filosofica e internazionale del diritto, il riferimento alla casistica e all'argomentazione assume un ruolo in parte diverso rispetto a quello normalmente proprio dei corsi di diritto privato. Anzitutto, nell'ambito di un discorso volto a mettere in luce le caratteristiche dell'esperienza giuridica occidentale, il ricorso alla casistica e all'argomentazione giuridica mette in luce le differenze fondamentali che intercorrono tra ordinamenti di common law e ordinamenti di civil law. Perché gli ordinamenti di common law non hanno accolto in pieno la teoria della separazione dei poteri e quindi il ruolo della casistica e dell'argomentazione giuridica svolge un'importanza fondamentale per le dottrine a noi note che si fondano sul precedente giurisprudenziale, stare decisis, ma poi anche nel caso in cui si avvertano delle esigenze sociali di mutare il precedente giurisprudenziale, l'overruling oppure il distinguishing come ulteriori tecniche. Quindi si tratta ovviamente di questioni metodologiche che nell'ambito di un corso che ambisca a presentare agli studenti un quadro internazionale devono essere chiaramente individuate, anche perché soffermarsi sulla casistica in un corso di questo tipo significa sia affrontare casi di diritto continentale, l'esempio può essere tratto da qualsiasi giurisdizione, ma anche casi del common law, e quindi l'approccio dei giudici deve essere sicuramente compreso alla luce del metodo che viene illustrato all'interno del manuale. Ma come detto, il manuale non si sofferma soltanto sulle divergenze tra common law e civil law, ma ambisce a compiere un discorso più ampio, anche di indole filosofica, un problema che ancora a cui non si è accennato in maniera approfondita è quello relativo al rapporto tra diritto e giustizia, quindi uno dei problemi fondamentali che i giuristi si trovano ad affrontare, problema ovviamente complessissimo. E si tratta di un problema che anche qui può essere affrontato attraverso dei casi pratici. In questo senso il libro presenta già degli esempi significativi tratti dalla storia, come ad esempio il processo di Norimberga, oppure i processi che vennero fatti ai soldati incaricati di vegliare sui confini nell'ambito della Repubblica Federale Tedesca. Quindi si tratta anche di casi particolari
a volte poco noti, e che mettono in luce questo possibile contrasto tra diritto e senso di giustizia, che è poi il contrasto che in termini tradizionali si ha tra diritto positivo e diritto naturale. Tutto questo è messo in luce anche attraverso degli esempi tratti dalla prassi che sono illustrati all'interno del libro. E però devo dire che nel corso degli anni, anche nell'ambito delle lezioni, sono stati sviluppati dei casi, ho preso degli esempi che ormai sono abbastanza rodati nei nostri corsi, che servono anche a illuminare alcune parti del volume in cui la spiegazione è eminentemente metodologica o casistica. E proprio un esempio riguarda uno dei problemi centrali della metodologia giuridica, che è il trattamento delle lacune. E proprio su questo punto vorrei dimostrarvi una delle slide utilizzate nel corso, spero che la vediate, e riguarda un caso molto noto, il caso Englaro, un caso che in effetti si presenta come un caso problematico per la giurisprudenza, perché si tratta di risolvere una lacuna, il fatto che la disciplina, almeno la disciplina allora esistente, non prevedeva una normativa sull'eutanasia, sulle direttive di fine vita. Quindi i giudici si sono trovati ad affrontare questo caso potendo fare riferimento soltanto alle norme della Costituzione, che stabiliscono dei principi di carattere molto generale. E quindi, muovendo da un caso di questo tipo, è possibile affrontare anche questioni di carattere filosofico, ad esempio il ruolo del giudice di fronte a una lacuna giuridica. Questo è un argomento trattato in maniera approfondita all'interno del, come vedete, capitolo 6, paragrafo 2 del manuale del professor Sirena, e si evincono anche delle divergenze fondamentali tra giuristi che sono tra i più noti, filosofi tra i più noti nel panorama mondiale, le cui bibliografie, come ha già ricordato l'amico Luigi, sono ampiamente illustrata all'interno del manuale, e quindi divergenza netta tra la posizione di Hart, secondo cui le lacune vengono colmate attraverso un mero esercizio discrezionale del giudice che crea diritto, e la posizione diversa di Dworkin, che invece afferma che il giudice non fa altro che applicare un diritto implicito nell'ordinamento giuridico e attraverso i principi concretizza una regola che però è già esistente nell'ordinamento giuridico. Chiaramente, prendendo le mosse da un caso pratico, è anche possibile iniziare un dialogo con gli studenti, discutere sulla casistica e anche comprendere la divergenza tra le posizioni filosofiche che vengono spiegate. Da ultimo vorrei soltanto accennare, poi ridò la parola al professor Sirena, anche dell'importanza della casistica per l'edificazione del diritto privato europeo. Una parte significativa del volume, il capitolo 8, è dedicato al diritto europeo e non viene spiegato soltanto alla luce del ruolo attuale delle istituzioni e del funzionamento del diritto privato alla luce delle fonti, che ovviamente hanno dei caratteri particolari, ma anche attraverso sempre questa illustrazione dei passaggi storici più significativi, e che vedono anche protagonista la Corte di Giustizia attraverso la casistica fondamentale che ha riguardato anche il diritto privato, quindi sentenze come Van Hendenloos, Costa contro Enel, Frankovic permettono allo studente di fissare alcuni principi cardine relativi al rapporto tra stati membri e Unione Europea, e dei principi che nascono nella giurisprudenza per far fronte a esigenze pratiche che individuano anche quale dovrebbe essere il ruolo di diritto privato nell'attribuire diritti ai cittadini dell'Unione Europea. Quindi, in definitiva, direi che la casistica assume un ruolo fondamentale non soltanto per spiegare gli istituti, che ovviamente devono esserci in un corso di diritto privato, ma soprattutto per illustrare il sistema delle fonti, per illuminare questioni giuridiche di importanza fondamentale, e anche per, direi in conclusione, spiegare dei concetti che possono sembrare astratti e difficili, ma che invece si presentano molto concreti quando il giudice si trova di fronte a un problema pratico. Grazie. Grazie Francesco e grazie ancora Luigi. Io chiedo istruzioni a Mattia sul prosieguo del seminario. Non so se abbiamo ancora tempo, vedo che già un po' tardi, e quindi mi rimetto, insomma, alle sue indicazioni.
Allora, io faccio, dunque, sollecito nuovamente tutte le persone che possono avere delle domande a scriverle in modo che così noi le raccogliamo e poi le possiamo rivolgere ai nostri autori. E no, direi che per un altro intervento sì, c'è ancora tempo e poi dopo, visto che c'è già stato chiesto, faremo appunto un approfondimento sulle risorse digitali di questo testo. Ecco, questo credo sia importante perché proprio riprendendo non solo l'intervento ma anche le slide che ci ha fatto vedere il professor Patti, appunto mi piacerebbe che siccome questo materiale, grazie ancora una volta a Luigi Buonanno e ad Antonia von Appen che hanno lavorato intensamente per questo, è disponibile su Pandora Campus, quindi credo potrebbe essere interessante effettivamente far vedere a chi possa avere questo interesse appunto la disponibilità di questo materiale. Allora vorrei dire ancora brevemente qualche parola a proposito dell'ultima parte del libro, gli ultimi capitoli del libro che si occupano, come dicevo prima, di quella che potremmo chiamare la fenomenologia del diritto, la fenomenologia del diritto che si manifesta nello studio dei fatti e degli atti giuridici, delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti di diritto. Ed è uno studio che spesso si realizza nella forma di una tassonomia, di una serie di classificazioni e di sottoclassificazioni che mettono ordine appunto nei fenomeni giuridici. E questo modo di ragionare e di pensare mediante classificazioni e sottoclassificazioni è caratteristico dei giuristi praticamente da sempre. Basti pensare alle institutiones che appunto a partire da quella di Gaio, per proseguire poi con quella giustiniane, hanno costellato la storia del diritto occidentale e del suo insegnamento. In questo contesto conta molto il linguaggio, le definizioni, i concetti, le categorie giuridiche, i negozi giuridici unilaterali, bilaterali e plurilaterali, i diritti soggettivi che possono essere relativi o assoluti, possono essere reali e di credito, le cause di prescrizione e di decadenza, le persone fisiche, le persone giuridiche, poi con tutta la loro diciamo articolazione di tipi. Si tratta quindi di un repertorio di definizioni, di categorie concettuali che travalica i confini di un determinato ordinamento giuridico. E assurge a una cassetta degli attrezzi, a una griglia analitica per decifrare la realtà del diritto al di là delle frontiere nazionali. È un po' come pensare che per quanto vari possano essere i contenuti multimediali, essi sono in definitiva costituiti da una serie di 0 e di 1, possono essere ridotti, ricondotti appunto a un algoritmo. Ecco, la fenomenologia del diritto serve proprio per avere questa, diciamo così, potenza analitica, che è data da un saldo corredo, di, concetti, di categorie concettuali. E per questa ragione, come diceva peraltro poco fa anche Luigi Buonanno, ciascun capitolo del libro è corredato da un glossario, quindi da una serie di voci, di lemmi di cui si dà una breve definizione ragionata e, come cercavo di dire prima, questo è un tassello di quel tentativo di costruire un linguaggio giuridico transnazionale, un insieme di categorie concettuali che possano poi essere utilizzati per ospitare, per veicolare contenuti normativi molto diversi a seconda appunto del diritto nazionale di riferimento. Ecco, con questo concluso, diciamo, con fenomenologia giuridica, dopo cultura giuridica, argomentazione giuridica e teoria generale del diritto, un po' idealmente l'impostazione metodologica del volume.
e quindi ridò la parola al nostro ospite, ossia Mattia. Sì, allora abbiamo una prima domanda. Allora, chiedono, non mi è chiaro se il metodo didattico proposto sia deduttivo o induttivo. Beh, direi che è una combinazione di queste due modalità di apprendimento e di ragionamento giuridico. Direi che se parliamo di, e per questo diciamo tentavo di scomporre la metodologia adottata dal libro in quelle quattro parole chiave. La fenomenologia giuridica, quell'insieme di definizioni e di concetti di cui ho parlato prima, si richiama a un metodo tipicamente deduttivo, dai principi e dai concetti in forma ramificata si desume un intero sistema analitico per decifrare la realtà giuridica. Naturalmente, l'argomentazione giuridica basata sui casi e sulle questioni a cui faceva riferimento il professor Francesco Paolo Patti prima, costituisce tipicamente un metodo induttivo, diciamo una modalità bottom-up, se vogliamo dire così, di apprendimento. Possiamo anche dire, con tutti i limiti che questo può comportare, che sono due stili che un po' identificano. Diciamo da un lato le università dell'Europa continentale e dall'altro lato le università americane. Tipicamente il metodo deduttivo è quello, diciamo, caratteristico della tradizione civilistica dell'Europa continentale, il metodo induttivo, che poi nelle sue declinazioni, diciamo, contemporanee costituisce cosiddetto metodo socratico, è particolarmente caratteristico delle law schools americane. Naturalmente sono due modalità di apprendimento, di conoscenza, di insegnamento. Sarebbe futile dire se l'una prevalga sull'altra, perché la mente umana ragiona in entrambi i modi. C'è una, diciamo, polarità analogica e una polarità digitale, e il pensiero è sempre diviso tra queste due polarità, quindi non si escludono a vicenda. Bene, grazie. Abbiamo un'altra domanda su una cosa che probabilmente era stata detta all'inizio, ma siccome è data la natura del testo è importante chiarirla bene. Il testo a quale target di studenti è rivolto? A quale nazionalità? Forse lascerei la risposta a Francesco, se vuole, anche per, diciamo, sentire voci diverse, perché, come dicevo prima, io l'ho scritto, ma Francesco e Luigi e altri colleghi della Bocconi lo hanno soprattutto portato in aula e quindi sanno rispondere meglio di me a questa domanda. Sì, volentieri, ma devo dire che la nostra è un'università molto internazionale, quindi il corso è un corso in cui partecipano studenti che hanno delle origini diverse, americani, europei, italiani, europei intendo ovviamente non italiani, e quindi l'esigenza era anche quella di riuscire a interessare tutti attraverso un testo che appunto toccasse diversi ordinamenti giuridici senza avere una chiara connotazione nazionale. E, detto questo, è un testo che va benissimo, a mio avviso, anche per studenti italiani perché permette di avere contezza dell'ampiezza sia della metodologia giuridica che viene accolta nei paesi occidentali e quindi di capire che il diritto è diverso e anche di quali sono le ragioni per questa diversità. Quindi prima si faceva riferimento rapidamente al diritto francese, tedesco, inglese. In questo manuale spesso gli ordinamenti giuridici sono utilizzati come degli esempi. E si parla della storia, e ovviamente si tratta di una storia comune al diritto occidentale, però poi quando si tratta di entrare nello specifico, nello spiegare gli istituti, si fa riferimento agli ordinamenti giuridici come degli esempi nell'ambito di un discorso più ampio di teoria generale del diritto. Quindi la risposta, anche se può sembrare un po' ambiziosa, è che questo manuale si rivolge in effetti a qualsiasi studente di giurisprudenza, è un'introduzione che dovrebbe andare bene per qualsiasi studente che
si trovi in qualsiasi parte del mondo sostanzialmente. In questo senso anche la lingua inglese aiuta molto perché è una difficoltà per chi lo scrive, perché si tratta di eliminare la propria, anche talvolta, ovvietà terminologiche e concettuali e adottare una terminologia che in un certo senso è avulsa dalle tradizioni giuridiche nazionali. Quindi il progetto nasce per essere un progetto puramente internazionale, non rivolto a uno studente di una determinata nazione. Ecco, se posso solo brevemente aggiungere qualche parola. Come cercavo di dire prima, mi preme soprattutto evitare l'equivoco che questo sia un manuale di istituzione di diritto privato scritto in inglese, che a mio avviso costituirebbe un'operazione culturale poco meno che assurda e comunque inutile. Le istituzioni di diritto privato costituiscono l'insegnamento del diritto privato italiano basato sul codice civile italiano, non possono essere insegnate che in italiano. Il punto è che la nostra cultura giuridica non può fermarsi lì, perché oggi sappiamo che i laureati in giurisprudenza, ma ancora prima gli studenti di diritto, ormai non possono non trovarsi a circolare in paesi diversi, ad affrontare ordinamenti giuridici diversi, a studiare il diritto da angolazioni nazionali molto diverse tra di loro. Quindi diciamo che le istituzioni del diritto privato sono la mappa dell'Italia. Questo libro non si propone di insegnare la mappa dell'Italia, si propone di insegnare a leggere una mappa. Quale mappa dipende da dove ci si trova in quel momento. Ma questo è in un certo senso l'accidentale, per così dire. L'essenziale è imparare a leggere una mappa di qualunque paese essa sia. Poi questo non significa aver già portato a compimento la propria preparazione giuridica. Perché a seconda del contesto in cui ci si trova, si leggerà appunto la mappa italiana piuttosto che quella, non so, francese, tedesco, spagnola e via dicendo. Ma diciamo è molto importante, secondo me, non cadere nell'equivoco secondo cui una volta che ci si sa orientare a Milano, allora ci si sa orientare in qualsiasi paese del mondo. In realtà, conoscere bene le strade di Milano o di Roma è importante. Ma ancora più importante è saper usare la bussola e il compasso. Bene, arrivano anche naturalmente complimenti anche da parte di utilizzatori delle lezioni precedenti, sia master che corsi, che si complimentano insomma del lavoro e della qualità del testo. Immagino che lei stia filtrando i commenti critici, ma No, comunque. certamente, assolutamente. Allora, direi che facciamo un piccolo punto box sull'argomento del digitale. Intanto, se delle persone vogliono continuare a fare delle domande, lo possono continuare a fare, poi vediamo se riusciamo a recuperarle in coda, però insomma, siccome abbiamo anche tante cose ancora da dire, andiamo un attimo avanti. Come ho anticipato, questo testo, e come ormai tutti i manuali editi dal Mulino, è presente anche in edizione digitale sulla piattaforma Pandora Campus. Questo significa che lo studente, anche il docente, troverà tutto il testo in digitale, quindi accessibile ovunque, e accanto al testo in digitale ci sono una serie di risorse e di approfondimenti di volta in volta, differenti a seconda di quello che l'autore o la disciplina richiede o consente, da accompagnare quindi il testo con esercizi o approfondimenti a supporto dello studio. Lo studente che acquista il testo trova in seconda di copertina un codice e quindi chi acquisterà la carta ha in automatico accesso per 12 mesi anche al testo digitale. Mentre invece chi lo compra usato, vuole risparmiare, può acquistare il testo anche solo in formato digitale e andando ovviamente appunto a spendere meno, ma facendo a meno della carta.
si possono acquistare anche i singoli capitoli, quindi in caso di utilizzi parziali, il testo può essere appunto acquistato anche a parti. È sempre presente, questo vale per qualsiasi manuale presente in piattaforma, un capitolo gratuito, quindi si può familiarizzare con questo modo di studiare che sicuramente è un po' all'avanguardia, senza dover necessariamente e immediatamente consumare il codice o acquistare il testo. E andiamo velocemente a simulare un ingresso su questo test e quindi andiamo a vedere che cosa troviamo. Per prima cosa è importante dire che qui questa che state vedendo adesso è diciamo, la home page, no, del testo, quindi abbiamo l'intero indice con la successione dei capitoli, dei paragrafi, e segue una parata delle risorse. In questo caso, che dopo andremo a vedere meglio nei dettagli, ci sono alcune risorse riservate ai docenti, che sono le slide, e una parata invece riservata agli studenti, che sono invece gli esercizi e supporto alla lettura. E infine un cassetto degli strumenti con gli apparati finali del testo. Il testo cartaceo digitale è naturalmente assolutamente identico, quindi chi acquista solo il digitale trova esattamente lo stesso testo. E dico subito una cosa molto importante per quanto riguarda l'accessibilità. Tutti i testi presenti su Pandora Campus hanno la possibilità di essere ascoltati direttamente in piattaforma, quindi per lettori, ad esempio non vedenti, hanno la possibilità di acquistare direttamente l'audio testo ed è possibile anche andare a cambiare la leggibilità o la dimensione dei caratteri, anche sempre per venire incontro a lettori con appunto difficoltà visive, ed è presente anche un font specifico per lettori che soffrono di dislessia. E sappiamo quante volte è difficile per questi studenti recuperare materiali, in questo modo loro hanno direttamente accesso al manuale. E sul testo naturalmente si possono fare molte operazioni abbastanza tradizionali, come evidenziare, aggiungere appunti o fare anche delle domande. E tutto questo viene raccolto nel profilo personale e uno quindi può anche vedere tutte le parti che ha evidenziato sul proprio testo. Ogni capitolo ha dei pacchetti di esercizi, sono domande a risposta multipla che servono proprio allo studente per autoverificarsi e mano a mano che procede il proprio studio e verificare il proprio livello di apprendimento. Possono essere fatti tutte le volte che si vuole e naturalmente in caso di risposta errata la piattaforma fornisce non solo la risposta corretta ma anche il punto del testo dove è trattato l'argomento proprio per un ripasso puntuale di tutti i testi che evidentemente non sono stati chiari. Tutti i termini del glossario sono riproposti sotto forma di card, come state vedendo in questo momento, e è lo studente, che sono gli stessi termini del glossario, ma in questo caso è lo studente che è invitato a dare una definizione. Questo è uno strumento che vediamo che è molto apprezzato perché il lettore è invitato ad allenarsi con i termini specifici della disciplina, senza inventare strane metafore. Ed ecco quindi un metodo di ripasso semplice ma abbastanza efficace. Anche qui ci sono per ogni card, ci sono sempre rimandi al testo dove è trattato l'argomento in particolare di cui si parla nella card. I testi su Pandora Campus possono essere acquistati anche attraverso la 18 app e adesso i nostri persone che stanno ascoltando vengono da tanti atenei d'Italia, quindi quello che sto per dire non vale per tutti gli atenei, però molti atenei si stanno anche abbonando, quindi attraverso sistemi bibliotecari di Ateneo gli studenti possono accedere alle lezioni digitali su Pandora Campus anche attraverso le biblioteche di Ateneo. Ogni capitolo ha per i docenti, quindi esclusivamente per le persone che richiedono il testo con abilitazione docente, quindi
non per le persone che acquistano, è possibile scaricare delle slide, sono dei PowerPoint aperti, quindi possono essere modificati, utilizzati dai docenti e dei vari differenti corsi, anche andando a modificarli, sono appunto a disposizione e possono essere richiesti richiedendo l'accesso al volume con l'accesso docente. Dalla home page di Pandora Campus, stiamo vedendo alcune di queste slide. Dalla home page di Pandora Campus è presente un riquadro professori e seguendo le indicazioni su richiedi l'accesso a un libro, è possibile richiedere il testo, l'accesso al testo digitale e alle risorse per i docenti, naturalmente gratuitamente senza limiti di tempo. Allora, vedo che ci sono diverse, si sono accumulate un po' di domande. Chiedo un attimo per poterle raccogliere e leggere. Allora, si chiedono se quindi questo testo può essere quindi utilizzato per i corsi di diritto comparato. Diritto privato comparato. Sì, nel senso che dall'esperienza delle prime edizioni vediamo che questo testo è stato adottato in corsi di appunto diritto comparato privato, sicuramente, in corsi di diritto privato europeo, in corsi di global law dove nelle università italiane e non italiane, in cui appunto a livello qualche volta di laurea magistrale, qualche altra volta di laurea triennale, a seconda dei casi, si adotta questa impostazione appunto generalmente in lingua inglese. Abbiamo visto che qualche volta è stato adottato anche come lettura integrativa per gli insegnamenti di istituzione di diritto privato. Torno a dire, non è un manuale di istituzione di diritto privato, può essere, per le ragioni che abbiamo spiegato, un diciamo complemento, come dire, approfondimento dello studio appunto più tradizionale delle istituzioni del diritto privato. Bene, abbiamo un'altra domanda. Ho visto che un paragrafo è dedicato al rapporto tra technology and law, data la carenza di manuali in materia. Pensate di approfondire il tema o di scrivere un testo di diritto su private law or information technology? Grazie. Grazie per il suggerimento. E law and technology o digital law, of internet technology e così via, ormai è una frontiera avanzata degli studi giuridici. Tra di noi, per la verità, beh, io appunto ormai appartengo a un'altra generazione, ma sia Luigi Buonanno che Francesco Paolo Patti se ne occupano molto e da diversi punti di vista che vanno appunto dalla cyber security agli smart contracts, da blockchain al GDPR lo insegnano anche. Quindi non so, non ci abbiamo ancora pensato, ma perché no? Grazie del suggerimento. Non so se Luigi e Francesco sono d'accordo, ma potrebbe essere la prossima cosa da fare insieme. Sì, sicuramente si tratterebbe di un progetto interessante. È una materia particolare che pone il problema fondamentale per il fatto che è sempre in continua evoluzione, quindi si tratterebbe di fare 2 o 3 edizioni all'anno per stare al passo con i processi tecnologici. E, però si tratta ovviamente di un tema di cui discutere, perché i corsi già esistono, normalmente quello che avviene è che si utilizzano dei materiali presi, a volte sono paper governativi, a volte si tratta di articoli, però manca una base per poter condurre un intero corso. Quindi, perché no, potremmo parlarne proprio con l'editore. Mattia, non la sentiamo più, almeno io non la sento.
Ecco, ci siamo, sì, no, noi se arriva una proposta naturalmente valuteremo senz'altro. E c'era una domanda che probabilmente posso rispondere anche io, nel senso le slide, dunque sono elaborate diciamo graficamente dall'editore, però sono state preparate dai collaboratori del testo, quindi sono state appunto preparate dai collaboratori dell'autore, sì. Sì, se posso inserirmi solo, appunto, visto che è presente principalmente da Luigi Buonanno insieme ad Antonia von Appen. Luigi, diciamo, collaborato al volume fin dalla prima edizione, Antonia si è aggiunta più recentemente e il lavoro è soprattutto il loro, insomma. Ed è quello che si trova su Pandora Campus ed è quello che utilizziamo e mettiamo a disposizione di colleghi, di studenti eventualmente interessati appunto all'insegnamento, all'apprendimento mediante il manuale. Ecco, io non ricordo se si è già fatto riferimento agli esercizi anche che sono presenti su Pandora Campus e che comunque rappresenta uno strumento utile per gli studenti. Forse l'abbiamo detto prima brevemente, però insomma vale la pena ricordarlo perché anche quelli sono un utile supporto per la preparazione, insomma, degli studenti. Bene, arrivano ancora qualche ringraziamento per l'utilizzatore appunto del testo. E direi che non vedo arrivare nuove domande, trattati tanti argomenti. Forse arriva una domanda in coda. Intanto, naturalmente tutti i docenti possono assolutamente richiedere una copia del testo scrivendo alla mail del nostro ufficio o attraverso il sito del Mulino e noi prontamente appunto invieremo la vostra copia cartacea o richiedendo accesso digitale su Pandora Campus direttamente sul sito di Pandora Campus. Allora un secondo. Dunque, se questa è una cosa proprio specifica, facciamo che le rispondiamo perché proprio una cosa sull'accesso digitale rispondiamo direttamente noi, insomma, oppure scrivendo al nostro indirizzo dell'ufficio, la gestiamo noi. Benissimo, io ringrazio ancora il professore Sirena per la gentilezza e la competenza. Ringrazio i nostri ospiti, il professor Buonanno e il professor Patti. Grazie a voi. Grazie Grazie davvero e vi do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo webinar del Mulino. Grazie e buonasera. mille. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie.